Open Day dell'Istituto Sant'Anna a Torino, un'occasione per tutte le famiglie di conoscere l'offerta didattica e formativa di una scuola che rappresenta un punto di riferimento per chi sceglie un percorso educativo fondato su valori cristiani e relazionali per accompagnare i bambini dalla più tenera età fino all'età adolescenziale nel loro percorso di crescita verso la vita e il mondo al di fuori della scuola. Oggi i genitori con i loro figli hanno modo di interfacciarsi con gli insegnanti facendo un giro delle aule, di tutti gli spazi della scuola, conoscendo le varie funzionalità per avvicinarsi di più a quella che sarà il percorso didattico negli anni che passeranno qui. La scuola dell'infanzia cerca di essere un aiuto per socializzare, una palestra della vita. Noi seguiamo un pochino la pedagogia che ci ha dato il nostro fondatore Carlo Tancredi, che è la pedagogia del cuore, quindi accogliere e aiutare a essere, a diventare grandi nella vita e nella società. I nostri bimbi sono cresciuti diciamo un po' in tutti i sensi, in tutti i settori. Riescono ad arrivare adesso a scuola senza diciamo essere spinti da noi genitori, e questo a quest'età, a 4 anni, è uno degli aspetti più importanti. L'impronta cattolica aiuta ai valori, anche i bambini arrivano a casa e sanno le preghiere, si sanno interfacciare con i bambini, con gli altri bimbi in modo diverso. Diciamo che nella scuola primaria è molto importante coniugare l'inizio proprio dell'alfabetizzazione, dello studio, delle prime, diciamo, proprio prime nozioni che si imparano delle materie, con proprio l'educazione della persona. Si impara a stare insieme, a collaborare, a contribuire alle lezioni e anche a rispettare gli spazi, i tempi di lezione. Ti insegnano proprio a stare in mezzo al mondo e ti accompagnano anche in questo progetto. Io ho delle passioni, ti seguono in queste passioni, fanno modo che ognuno possa crescere in queste passioni e possa crescere anche come persona. E quindi è veramente bella questa scuola proprio per questo rapporto che hai con i professori, che è una grande famiglia alla fine. Portare la filosofia ai ragazzi significa fare in modo che i ragazzi possano incontrare se stessi, i loro problemi, le loro incertezze, le loro inquietudini, le loro stesse mancanze, nella filosofia, cercare cioè di aprire un problema e che questo problema sia capace di contenere tutti i loro problemi in qualche modo. E allora in questo modo si crea un rapporto che naturalmente implica prima di tutto il rapporto insegnante-allievo, un rapporto tra persone, perché poi un'altra profonda verità in cui credo è questa, che l'insegnamento, qualsiasi tipo di insegnamento a livello di scuola, intendo dire, è prima di tutto o forse essenzialmente una relazione umana. Siamo all'interno del laboratorio di scienze dell'Istituto Sant'Anna con la professoressa Silvia Malinaric, che porta quotidianamente i suoi studenti qui a sperimentare con le proprie mani per conoscere meglio il mondo delle scienze. Oggi stiamo assistendo a un esperimento. Che cosa faremo? Oggi faremo l'estrazione del DNA dalle cellule della banana. Sono concetti generalmente molto astratti, che invece in questo modo possono essere capiti, visualizzati e rimanere impressi nella memoria dei ragazzi. Secondo me è molto più stimolante, perché noi andiamo a testare quello che noi impariamo leggendo, e per mio modesto parere, secondo me è un modo molto migliore per apprendere, perché non solo leggiamo ma riusciamo a capire anche cosa avviene nel mezzo tra inizio e fine. Insegno a tutte le classi della primaria, da prima, quelle della prima fino a quelle delle quinte, e faccio anche preparazione di Cambridge Exam Starters per la classe terza, e la quarta faccio Movers e quinta faccio
molto flyers, che è molto importante per loro a imparare le basi di inglese, anche la pronuncia, perché faccio anche il phonics. Io ho avuto l'onore di essere eletta presidente di questo primo consiglio d'istituto. Noi, in applicazione della normativa che è entrata in vigore, abbiamo infatti provveduto all'elezione 2 anni fa, siamo in carica per il primo triennio e rappresentiamo il primo ciclo, che comprende ben 3 plessi in questa scuola: la materna, l'elementare e le medie. Nelle scuole medie i ragazzi cominciano a capire quale sarà il loro percorso da grandi, cercano di orientarsi meglio nella vita in generale, in questo caso la scuola può servire come orientamento. Nel suo percorso didattico, nella sua esperienza, che cosa cerca di insegnare agli alunni da questo punto di vista? Allora, io ho 2 materie che si prestano molto in questa direzione, perché insegno fondamentalmente ai ragazzi a conoscersi, a capire quali sono le loro inclinazioni personali e a provare a capire le proprie inclinazioni personali, quindi anche a buttarsi, a non aver paura di sbagliare, che tanto dallo sbaglio uno può trarre beneficio di riprovarci sempre e di aver sempre la voglia di mettersi in gioco. Credo che sia la cosa più importante per loro. Il tentativo mio, e penso anche dei miei colleghi, sia dell'ambito umanistico che quello scientifico, è quello di valorizzare le persone che negli anni si siedono di fronte a noi, in modo da cercare di fare in modo che nel rapporto con noi, con quelle materie che insegniamo, loro abbiano una crescita globale. È chiaro che in ambito umanistico forse questo è un discorso più facile, perché è più facile suscitare emozioni, sentimenti, interesse, problematiche quando si parla di questioni più personali come quelle sollevate nella letteratura o dai filosofi o nel corso della storia. Però si cerca anche di rapportare queste cose che noi cerchiamo di insegnare con anche le altre materie che loro fanno in ambito più strettamente scientifico, in modo che abbiano una visione più completa, più globale, con riferimenti incrociati che inizino a costituire un nucleo solido della loro cultura personale.